Una fiaccolata per ricordare le vittime della strada. Ne parliamo con il sindaco di Polizzi, Cerbo. Stasera è stata una serata molto toccante, anche grazie alla sensibilità di Don Giovanni Zampaglione, che col suo dinamismo ha saputo cogliere nel segno. L'esordio suo è stato «Basta fiori, più attenzione alla vita». Per fare ciò bisogna ricordare due aspetti particolari della sicurezza stradale, due di tipo soggettivo e uno di tipo oggettivo. Il soggettivo sono la sicurezza legata alle condizioni psicofisiche e all'alta velocità e una di quelle oggettivo legata alla sicurezza della rete stradale. Quest'ultima da noi è particolarmente fatiscente. Vediamo ogni volta che piove l'acqua stagnante meteorica sulla strada, dilavamenti, frane, sbottamenti. Questi sono elementi che rendono fortemente precaria la sicurezza stradale. Come sindaco personalmente sono impegnato a far sì che il mio territorio, ma non è solo il mio territorio, tutti i territori dei comuni circostanti siano messi in sicurezza, anche sul piano della velocità. Mi sto impegnando con la prefettura affinché possiamo mettere dei limitatori di velocità che non siano dei semplici autovelox canaglia per fare cassa, ma siano veramente dissuasori della velocità.